Apriamo ora la nostra pagina regionale andando a seguire questa intervista all'assessore all'agricoltura della regione Lombardia Gianni Fava sulle PAC, ovvero le politiche agricole comuni. Assessore, parliamo della questione PAC, ne ha discusso anche il presidente Maroni la scorsa settimana nel suo incontro a Bruxelles con Barroso. Il problema sono i tagli, anche lei ha detto che questi tagli sono un danno per l'agricoltura lombarda, spieghiamo il perché. Questi tagli saranno un danno enorme per l'agricoltura del nord. Fino ad oggi quasi tutti i soggetti in campo hanno evitato di raccontare ai nostri agricoltori quali saranno le conseguenze reali di questa applicazione della nuova politica agricola comune per i prossimi 7 anni. Nella migliore delle ipotesi sarà comunque un disastro, non oso pensare cosa possa essere nella peggiore. Noi abbiamo detto e ripetuto che la mediazione nazionale non vale più, che non è più tempo per arrivare a mediazioni a ribasso e che soprattutto non debba essere un ministro che con ogni probabilità ha scarsa conoscenza della questione che si occupa delle tematiche che riguardano l'agricoltura del nord. Un punto riguarda la distribuzione dei fondi che si basa essenzialmente sulla superficie del territoriale, questo è un ulteriore danno? Ma più in generale il problema è la cosiddetta convergenza, che è un meccanismo che tende a livellare la contribuzione a tutte le latitudini, a prescindere dal fatto che si tratti di territori particolarmente vocati come il nostro, soprattutto a forte carico in termini di impegno da parte degli imprenditori piuttosto che altri. Cioè io credo che sia un'ingiustizia assoluta poter pensare che in un futuro prossimo, cioè a partire dal prossimo anno, si liquidino le stesse identiche competenze e aspettanze agli imprenditori lombardi come a quelli ungheresi o a quelli pugliesi. Non esiste omogeneità e non c'è omologazione a questo punto di vista, quindi noi dobbiamo andare verso una diversificazione e affrontare il tema della specificità, c'è una specificità lombarda che va affermata. Il punto è invece la direttiva sui nitrati. Sulla direttiva nitrati con ogni probabilità qualcuno ha dormito troppo a lungo, noi oggi ci troviamo a qualche mese dall'entrata in vigore di questa norma che penalizzerà in modo devastante soprattutto il sistema agrozootecnico lombardo e che a fronte della quale non è stata presa alcuna decisione in merito alla possibilità che possa essere riformulata, rimodulata, che si possano rivedere le fasce vulnerabili. Io sto cercando di negoziare con l'Unione Europea la possibilità almeno di aprire un tavolo che ci porti alla definizione dei criteri meno rigidi che possono permettere a buona parte delle aziende agricole lombarde di restare nella legittimità e nella legalità. Il prossimo passo è un incontro con il commissario? Il prossimo passo sarà un incontro col commissario, noi l'abbiamo chiesto a gran voce, il presidente Maroni chiederà di incontrare il commissario Ciolos, che è il commissario all'agricoltura, per parlare di agricoltura lombarda, ma io dico parlare di agricoltura del nord. Noi abbiamo chiesto di essere presenti con gli altri governatori del nord e con gli altri assessori dell'agricoltura del nord per andare a spiegare a Ciolos che l'agricoltura italiana non esiste, che esiste l'agricoltura del nord e poi esiste un'agricoltura italiana, ma è una cosa diversa dagli interessi degli agricoltori del nord.